Secondo giorno di torneo delle regioni, siamo a Catanzaro per la partita che inizierà tra qualche istante tra i giovanissimi del Friuli Venezia Giulia e la Sardegna. Dalle parti di Perfetto che si invola sulla destra, entra in area di rigore. Perfetto viene al momento del cross, fermato da Capodici. Un elato disimpegno di Bevilacqua che regala il pallone a Dejana, che arriva al tiro, la palla sibila sopra la traversa della porta difesa da Pizzignacco, non lontana dai legni. Occhio a Coccolette, Coccolette, cross al centro, pericolosa azione, perfetto, cicca, cicca la palla ma che rimane lì, sui piedi di Biscia, che va a realizzare il gol dell'1-0, lasciato per nostra fortuna colpevolmente solo dai difensori della Sardegna, un rimpallo favorevole. E Biscia non si è fatto pregare per scagliare un sinistro che ha gonfiato la rete della porta di Andrea Carta. Ci sono stati un paio di interruzioni per infortunio nel primo tempo, ma dopo un breve recupero il signor Gervasi decreta la fine del primo tempo. Prova a intrufolarsi nelle maglie difensive del Friuli Venezia Giulia. Questo è Dejana. Dejana cerca spazio, va al tiro. Arriva a limite dell'area. Sanna, Sanna, Sanna! Entra in area di rigore. Efficacissimo Bevilacqua in chiusura. Occhio al pallone sui piedi di Bertoli che incrocia. Perfetto tapping, neanche lui va. Resta lì la palla a disposizione di Biscia, che però sul tiro di Perfetto era finito in posizione regolare. Questo è Perfetto che insegue il pallone, riesce a tenerlo in campo con un preziosismo in palleggio. Grande il cross di Perfetto, poi il portiere Carta si supera sul primo palo ma nulla può sul tapping vincente di Bertoli, che ci porta sul 2-0. Direi grande azione di Perfetto sulla linea laterale. Prima ha evitato che la palla uscisse, poi sulla corsa ha piazzato un cross radente molto teso. Sul primo colpo di testa di Bertoli il portiere si è superato, ma sul tapping nulla ha potuto. Io non ho visto l'indicazione del recupero, ma nel frattempo c'è l'incrocio da parte di Marco Zamuner. Trova il varco sulla retroguardia della Sardegna mal piazzata e Zamuner incrocia il destro. Anche dalle tribune arrivano le urla nei confronti dell'arbitro signor Gervasi, che finalmente decreta la fine di questo incontro e della importante vittoria del Friuli Venezia Giulia nella gara dei giovanissimi. 3-0 il finale per i nostri colori. Ben ritrovati in diretta da Catanzaro per l'incontro della formazione allievi del Friuli Venezia Giulia contro i pari quota della Sardegna. Sardegna sulla destra prova a sfondare, entra in possesso di palla il numero 9, mi pare sia De Logu, ma risponde da campione Vidizzoni. Sardegna esce sulla sinistra con il numero 9 De Logu a centro area, Vidizzoni ancora si tuffa con coraggio per il Friuli Venezia Giulia. Occhio a Trevisiol che entra in rigore, palla a piede Trevisiol, il tocco di esterno sinistro, non riesce a mettere in movimento Martin. Trevisiol di sinistro del piccolo con il destro, parte Trevisiol che prova a piazzarla, la palla fa la barba al palo alla destra di Segantini. Squadre tornano negli spogliatoi ben oltre la metà del secondo tempo. Buon pallone, buon pallone, e questo è gol finalmente del Friuli Venezia Giulia. Ha segnato Lisotto, no, ha segnato, no, 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 ha segnato Brandmeier, numero 3. Gol di Brandmeier, pallone sul quale non riesce a intervenire Tomat, ma restiamo in zona d'attacco.
Eccola ancora Tomat. Posizione centrale. Anzi, Krevatin. Krevatin approfitta di una indecisione dei centrali difensivi della Sardegna. E Krevatin la piazza sul secondo palo di destro. Gran gol del numero 8. E il Friuli Venezia Giulia batte la Sardegna per 2-0. Gol di Brandmeier e di Krevatin. Ben ritrovati, benvenuti amici di Udinese TV e appassionati di calcio in Friuli Venezia Giulia nel Triveneto. Siamo a Catanzaro per la partita del torneo delle regioni categoria juniores, in campo i nostri contro la Sardegna nella seconda giornata. È tutto pronto per partire, l'arbitro è la signorina Molinaro della sezione di Catanzaro. Attenzione anche al vento che spira trasversale rispetto al calcio di punizione. Allora, direttamente in porta invece Franca e mentre abbiamo un buco difensivo prova ad avventarsi il numero 17 Scognamiglio e Zucca si tuffa con ottimo colpo d'occhio, senso della posizione. Mainas in porta direttamente, ancora Zucca smanaccia sopra la traversa, ottimo intervento del nostro portiere, la signora Molinaro, per evitare problemi proprio allo scadere del 45esimo senza recupero, decreta la fine del primo tempo. Petre passa, viene bucato per la prima volta Marcon, c'è Mainas a centro area, Mainas due dribbling, tre dribbling, non supera Piccolotto, ci salviamo e c'è un contropiede con Lombardi ma esce il portiere Armu, recupera possesso, poi interviene Lombardi, è un tiro cross sul quale nessuno riesce a intervenire, tapping. Calcio di punizione per Disnan, sono 5 minuti di recupero. Il cross per Zolia che va di sponda, interviene Adamu e attenzione, gol! Nel finale di Lombardi! In coda la partita nei minuti di recupero su un errato disimpegno, Lombardi ci regala il potenziale gol da 3 punti sul pallone Congiu, calcio di punizione, il colpo di testa si spegne sul fondo e a questo punto direi che la signora Molinaro può fischiare la fine di questa partita. Friuli Venezia Giulia batte la Sardegna per 1-0. Lo scambio di saluti, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia con i colori regionali giallo-blu, mentre l'Emilia Romagna, come detto, gioca con la maglia bianca e i calzoncini blu. Allunga per Cocolette conquista un buon pallone di... Benvenuti, ben ritrovati in diretta su Udinese TV, amici del calcio del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Chiaravalle per la partita del campionato allievi al torneo delle regioni 2016, la 55esima edizione. Poco fa è terminato l'incontro dei giovanissimi del mister albanese che hanno perso per 2-1 contro il Molise, un Friuli Venezia Giulia che aveva incassato, e parlo della partita dei giovanissimi, il gol al 15esimo del primo tempo su calcio di punizione di D'Oliva, ha pareggiato perfetto a 5 minuti dal termine con un eccellente tapping su tiro dello stesso Perfetto che aveva incrociato un ottimo cross di Coccolette, abile sulla fascia destra, ha
giocare un pallone a metterlo al centro. Poi però nel primo dei 5 minuti di recupero il molisano Leonetti ha incocciato il corner che il Molise si era guadagnato andando a realizzare il gol del 2-1 e dunque un Friuli Venezia Giulia che per quanto riguarda la categoria giovanissimi abbandona la kermesse. Stanno per entrare anche le squadre dei giovani, degli allievi. Andiamo a leggere subito le formazioni della Friuli, della Molise, che è in campo con in porta il numero 1 Spadone, il numero 3 Petrillo, il numero 6 Di Leonardo, il numero 8 Paolucci, il numero 9 Farina, il numero 10 Perrotta, il numero 11 Squeglia, il numero 15 Scampamorte, il numero 18 Minichello, il numero 20 Romano. L'allenatore molisano è Enrico Caruso. Saluto anche lo speaker del campo di Chiaravalle, dirigente della società locale che milita in prima categoria, uno speaker factotum, fa il disc jockey, l'ha detto al campo, fa tutto, è simpaticissimo, sta aizzando la folla con la sua playlist ricca di rock and roll allo stato puro, un ambiente eccezionale qui a Chiaravalle da sottolineare. Mi piace anche evidenziare come la cittadina intera stia partecipando a questa kermesse con le tribune piene, anche la scolaresca che ha bisato la scuola per venire qui a vedere la partita. Gli allievi sono pronti a rientrare, il mister Furlano, cerchiamo di capire anche quale sia la formazione che l'allenatore del Friuli Venezia Giulia schiera quest'oggi. Un saluto anche agli amici di Tele Ionio che condividono con noi la telecronaca da Chiaravalle, un Friuli Venezia Giulia che gioca contro il Molise. L'arbitro è il signor Suriano della sezione di Vibo Valentia. Le squadre sono già sul terreno di gioco. E le squadre vanno a schierarsi sul terreno di gioco, pronte per gli inni nazionali. Questo però non è l'inno nazionale, sono i Guns N' Roses. Sa che lo speaker ha fatto un po' di confusione e adesso parte l'inno di Mameli. Signore e signori, l'inno d'Italia. Inno di Mameli che suona sulle tribune dello stadio di Chiaravalle. Friuli! Il Friuli Venezia Giulia gioca con la maglia completo blu. Sotto la direzione di Suriano, la posizione di Valencia.
Molise invece ha una divisa verde con calzoncini bianchi. Venezia Giulia che giocherà in porta con Vidizzoni, poi in difesa vedo Brandmeier, sto cercando di ricostruire la formazione del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo praticamente tutti gli 11 scelti dal mister Furlano, che è in porta con Vidizzoni e poi Brandmeier, Cardarelli, Cicchiello, Herman, Lisotto, Nadal, Petagna, Pickel e Tomat assieme a Zoya, che completa l'11 titolare per il mister Furlano. Il Molise invece porta con Spadone e poi Di Leonardo, Paolucci, Farina, Perrotta, Sgueglia, Scampa, Morte, Minichello e Romano, l'arbitro il signor Suriano. Tutto pronto per il calcio d'inizio che arriva in questo istante. Noi attacchiamo da destra verso sinistra. Come già nella partita dei giovanissimi di stamattina, il vento spira trasversale e noi siamo contro vento in questa prima frazione di gioco. Seguendo anche la classifica, il Friuli Venezia Giulia nel girone B ha 3 punti, mentre Emilia Romagna e Molise hanno 4 punti, con la Sardegna ancora ferma al palo. Ne consegue che mentre stanno giocando oggi Emilia Romagna e Sardegna, l'Emilia Romagna in caso di successo sarà prima in classifica, anche se si dovrà ricorrere la classifica avulsa, perché Emilia Romagna e Molise hanno 4 punti, però hanno pareggiato anche per 1-1 il loro scontro diretto, quindi si dovrà ricorrere alla differenza reti. Il Friuli Venezia Giulia con un successo e una sconfitta ha 3 punti e oggi in caso di pareggio tra Emilia e Sardegna potrebbe addirittura ambire, in caso di successo del Friuli Venezia Giulia, potrebbe addirittura ambire a chiudere il girone al primo posto. Bisogna in ogni caso, a qualsiasi costo, vincere questa partita odierna. Vale lo stesso discorso per il Molise, che però in caso di pareggio potrebbe ambire a diventare una delle migliori seconde ripescate, anche se con 5 punti non è proprio scontatissimo. In sostanza oggi bisogna vincere sia per il Friuli Venezia Giulia sia per il Molise. Il Molise però ha un punto in più del Friuli e quindi è posizionata meglio. Nel corso dell'incontro vi daremo l'aggiornamento anche della partita tra Emilia Romagna e Molise. Qui andiamo a seguire questa partita che vede i nostri in maglia completo tutto blu. C'è un fallo commesso da Pickel Lussino, giocatore triestino. Calcio di punizione per la formazione molisana, mentre Vidizzoni dà un'occhiata allo schieramento dei suoi, tutti al limite dell'area, attaccanti e difensori. Attenzione perché il vento spira a favore del Molise, quindi la traiettoria della palla potrebbe essere modificata. C'è un dribbling invece da parte di Sgueglia che arriva al tiro, blocca in presa alta Vidizzoni, molto sicuro, dà sicurezza al reparto. Poi
consente alla formazione di Furlano di alzare il proprio baricentro e mette in gioco il pallone. Siamo arrivati al quarto minuto del primo tempo, si giocano tempi da 40 minuti. Questi è Caldarelli, assente ieri nella vittoria contro la Sardegna. Adesso Caldarelli subito ammonito. Caldarelli è entrato a martello. Allora, a termine di regolamento ci sta questo cartellino giallo. Caldarelli però sta tranquillo, è appena cominciata la partita, sei a 80 metri dalla porta, potresti anche evitare questi interventi. Così un consiglio spassionato. Caldarelli che forma il tandem d'attacco del Friuli Venezia Giulia assieme a Zoia. Sì, assieme a Zoia, Zoia in difesa assieme a Pettagna. Zoia invece forma il tandem di centrali difensivi con Cicchiello. È Pettagna che gioca da centravanti con Caldarelli libero di svariare dietro alla prima punta. 5 minuti nel primo tempo, calcio d'angolo per il Molise. Ricordo, partita assolutamente decisiva, bisogna vincere per sperare di avanzare ai quarti di finale. Abbiamo una vittoria e una sconfitta. Il Molise ha una vittoria e un pareggio, quindi un punto più del Friuli Venezia Giulia. L'Emilia Romagna che ha 4 punti, avendo pareggiato con il Molise e avendo battuto il Friuli Venezia Giulia. L'Emilia Romagna oggi sta giocando con la Sardegna, che è ancora al palo. Di nuovo è successo già 3-4 volte nella partita di giovanissimi, invertita la rimessa. Salutiamo gli amici di Tele Ionio che stanno condividendo la telecronaca con noi, e noi siamo in diretta su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre, in Friuli Venezia Giulia. Buono il movimento di Zoia, che peraltro poi va dal signore Suriano e va a, anzi scusate, il numero 10 Herman, che va dal signor Suriano e va a sottolineare il fatto che c'è un problema fisico per un giocatore del Friuli Venezia Giulia, proprio Zoia, colpito duro nella circostanza precedente. Arrivano i giovanissimi del mister albanese, sfortunati protagonisti della partita precedente. I giovanissimi che abbandonano dunque la competizione, i campioni in carica hanno abdicato. Ci ricordiamo le emozioni della vittoria a San Siro della passata stagione nel torneo delle regioni, nella 54esima edizione organizzata dal Comitato Regionale Lombardo. Zoia si è rialzato in piedi, è arretrato in difesa anche Herman a proteggere l'attuale inferiorità numerica. Zoia comunque rientrerà tra poco. Calcio d'angolo pericoloso, Vidizzoni smanaccia con i pugni, resta in pressione il Molise, ancora un cross e questa volta è Tomat che si molla per la causa e va a rinviare il tiro cross. Molise ancora in attacco, prova con Farina a intercettare il pallone, e Caldarelli però, alto fallo subito da Caldarelli. Come il signor Suriano si è accorto anche di questa situazione, è appena rientrato Zoia dopo l'intervento duro e l'infortunio. Adesso vediamo Caldarelli cosa, in che condizioni si ritrova. Problema muscolare alla gamba destra, cercano di sciogliergli i muscoli. Si rialza comunque il centrocampista, il centrattacco del Friuli Venezia Giulia. C'era il medico in campo, quindi a termine di regolamento dovrebbe uscire Caldarelli.
No, va bene, si riprende con la rimessa. No, la palla viene restituita, cioè sì, appunto, c'era il calcio di punizione, è un momento di impassi in campo, non capivo dal regolamento, ok, calcio di punizione, Caldarelli non è uscito, ma pazienza, va bene così. Siamo arrivati al nono minuto del primo tempo, il rinvio del portiere molisano Spadone, la palla arriva dalle parti di Cicchiello che rinvia di testa, Petagna da una mano, proviamo ad uscire dalla fase difensiva, una buona azione con Nadal che apre sulla destra per Tomat, Tomat si invola sulla fascia, non tiene però il pallone in campo, ci sarà la rimessa laterale per il Molise, un Molise che si è disposto con una difesa a 4 e 3 uomini in, sulla prima linea difensiva. Cicchiello sbertuccia la palla, prova a intervenire Sgueglia che si involge in area di rigore e c'è una deviazione opportuna di Brandmeier che però regala il calcio d'angolo alla formazione biancoverde. Spiovente in area di rigore, Vidizzoni di pugno ancora, alto calcio d'angolo. Nel frattempo Furlano ha mandato a scaldare l'intera panchina a sua disposizione. Eccolo il cross, entra in area il tiro del numero 20 Romano che incoccia sugli stinchi di Farina. Ha tirato a colpo sicuro Romano, buon per il Friuli Venezia Giulia che proprio un compagno di squadra molisano abbia respinto la traiettoria. Questa è Farina che prova a lavorare un pallone sul lato di sinistra, resta in pressione il Molise con Scampamorte, Paolucci sulla destra per Romano, Romano si accentra, c'è opposizione di Caldarelli, qui è stato bravo Romano ad andare a cercare il contatto, però regaliamo il calcio di punizione al Molise. Adesso vediamo Vidizzoni come disporrà la barriera, vuole soprattutto attenzione a centro area, due uomini in barriera, ci sono Petagna e Caldarelli in barriera, i due attaccanti, lì può andare con il destro Farina oppure con il sinistro Sgueglia, il tiro del numero 9 che Vidizzoni, Vidizzoni blocca impresa e poi rilancia in direzione di Caldarelli, intervengono i centrocampisti molisani, questi è Pickel che ribatte il tentativo dello stesso Farina, pressione continua da parte del Molise, siamo arrivati al dodicesimo del primo tempo, sempre 0-0, siamo a Chiaravalle, partita dei giovanissimi, degli allievi tra Friuli Venezia Giulia e Molise dopo che i giovanissimi hanno terminato una mezz'oretta fa il loro incontro con la vittoria del Molise per 2-1 che ha eliminato i giovanissimi del Friuli Venezia Giulia, campioni in carica abdicanti. Herman Tomat insegue un pallone, riconquistiamo il possesso proprio con Herman, c'è anche Nadal lì nella zona delle operazioni, fallo subito da Herman con l'ammonizione. Segnalata dal signor Suriano al giocatore molisano con il numero 6 di Leonardo. Si rialza Herman. Calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia al tredicesimo del primo tempo, sempre 0-0. Friuli Venezia Giulia che ha una vittoria e una sconfitta in queste prime due giornate del torneo delle regioni allievi. Oggi bisogna vincere per sperare il passaggio del turno. La bella palombella che porta al colpo di testa Cicchiello.
colpisce in maniera sporca la palla quasi con la nuca il difensore centrale di Furlano. Palla si spegne sul fondo e Spadone può operare il rinvio dalla rimessa da fondo campo. Palla a cercare gli avanti Molisani, poi si lotta a centrocampo, chiamato in causa Romano, la palla però finisce in fallo laterale e Brandmeier può operare una nuova rimessa laterale a cercare Caldarelli nello stretto con Herman ha attaccato, perde palla sull'alto lato, prova a intervenire Sgueglia ma fa buona guardia su di lui Pickel, che poi chiama in causa Vidizzoni, un po' svirgolato ma efficace il rinvio del nostro portiere. Poi Caldarelli difende la palla, fa possesso palla il numero 4 che lancia Petagna in avanti. Petagna l'ha doppiato, subisce fallo. Protesta la panchina molisana, ma mi sembra corretta la segnalazione del signor Suriano. Siamo al 4 d'ora di gioco del primo tempo, il primo terzo di frazione se n'è andato già abbondantemente. Caldarelli intima alla panchina molisana di non protestare ulteriormente, c'è anche Herman al calcio di punizione, tenterà probabilmente un cross al centro dove sono piazzati i saltatori, arriva dalle retrovie Tomat, c'è anche Pickel lì in zona, Brandmeier di testa mette in moto la ripartenza di Romano che poi cicca il pallone, voleva servire sulla corsa Minichiello. Il terreno però presenta qualche gibbosità di troppo e i controlli in questo caso potrebbero essere complicati proprio perché la palla assume traiettorie strane, quindi raso terra si può giocare difficilmente perché la palla assume traiettorie strane, via aerea il vento incide parecchio, anche sia una partita giocata in condizioni ottimali, però l'atmosfera qui a Chiaravalle è assolutamente piacevole e frizzante, pieno di gente e anche probabilmente motivo d'orgoglio per i ragazzi poter disputare una partita con un pubblico così, considerando anche la diretta TV su Udinese TV e la telecronaca che va in onda su Tele Ionio, quindi un paio di emittenti collegate per una partita al torneo Regioni Allievi, è un fatto da mettere in evidenza. Herman perde palla, poi il Molise non capitalizza il recupero del possesso, regala la rimessa laterale all'11 di Furlano, Friulenza Giulia che gioca in maglia completamente blu. Poi ancora Zoya colpito da un impallo, preso una pallonata in faccia il numero 20. Vediamo se riesce a proseguire. Sì, poi Tontito, ma dovrebbe rialzarsi tra poco. No, serve l'intervento dei sanitari. È già in piedi comunque Zoya. È che probabilmente avendo preso un colpo in testa si chiamano le cure mediche per assoluta precauzione. Zoya dice sì, non serviva, ma comunque mi piglio volentieri qualche secondo per rifiatare. Rientrerà in campo tra poco il numero 20 dopo la palla scodellata messa a disposizione di Vidizzoni, con Fair Play che richiama qualche applauso dalle tribune. Vidizzoni il rinvio del nostro portiere direttamente dalle parti di Herman, poi interviene anche Pickel a frenare immediatamente la ripartenza molisana.
rinvio di Vidizzoni. Interviene Capitan Isotto, però attaccato alle spalle, un po' bradipesco qui l'Isotto, non si è accorto, anche perché nessuno lo ha aiutato in tal senso, del ritorno del centrocampista del Molise. Dall'altra parte spreca tutto Sgueglia con un tiro ampiamente oltre la traversa. Dalle tribune, probabilmente da papà Sgueglia, è arrivato il consiglio di giocare un po' più per la squadra e non cercare solo tiri estemporanei. Herman perde un altro pallone a metà campo, qui ci sarà la rimessa laterale per il Molise sull'intervento di Caldarelli. Nello stretto è bravo Farina con un buon controllo. Nadal combina per la rimessa laterale. Siamo arrivati al 20° del primo tempo. Occhio al cross al centro, sul quale interviene in maniera scomposta ma certamente efficace Pickel, che impedisce a Sgueglia di entrare in possesso di palla. Ancora Molise in pressione, ma possiamo uscire con Caldarelli che chiama in causa Herman. Herman spezza un raddoppio difensivo, si infila tra le maglie dei centrocampisti molisani. D'altra parte ci sarebbe Sgueglia in fuorigioco, ma non sanzionato. Si prosegue, Sgueglia allunga per Perrotta, il cross al centro deviato da Zoia, le sta prendendo tutte in qualche modo il numero 20. Altra rimessa laterale per il Molise, se ne incarica Sgueglia che lascia l'incombenza al compagno di squadra Petrillo. Perde palla il Molise, il pallone arriva direttamente dalle parti di Paolucci, chiama in causa il suo portiere Spadone. Abbiamo superato la metà del primo tempo, sempre 0-0. Molise però, Molise che sta facendo la partita, un Friuli Venezia Giulia che prova ad agire di rimessa senza risultare efficace, almeno questa prima parte di incontro. Vidizzoni spedisce la palla nella zona di Caldarelli, termina anche l'Isotto. Nadal allunga per Caldarelli, Caldarelli sulla sinistra, ha di fronte un paio di difensori. Il pallone viene controllato da Herman in palleggio. Herman, poi di dribbling, entra nel rigore, il suo cross deviato, rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Prendi fiato, Andrea, prendi fiato. Bravo, scappato. Ancora in pressione, formazione di Furlano. Che prova ad alzare il proprio baricentro. Il pallone arriva in area di rigore, ma sbroglia la matassa. Pallone per vie centrali con l'Isotto. Una buona combinazione. Herman in area di rigore. Herman sul destro, rimpallato il suo tiro. Adesso è Tomat che va all'inseguimento della boccia e la recupera. Tomat in dribbling, il cross raso a terra, deviato, ci sarà calcio d'angolo. Buona iniziativa del nostro numero 18 al 23° del Tomat al 23° del primo tempo. Calcio d'angolo, da qualche minuto siamo più volitivi dalle parti del portiere del Molise e adesso a porta vuota si è mangiato una ghiottissima occasione Pickel. Aveva lo specchio della porta completamente aperto, la visuale aperta davanti a sé. Altro calcio d'angolo, solito schema,
va a saltare, si ostacolano invece i due giocatori del Friuli Venezia Giulia. Brandmeier comunque alleggerisce sui difensori. Vidizzoni, una finta con la collaborazione di Zoya, riesce a far ripartire l'azione del Friuli Venezia Giulia. Vidizzoni è abbondantemente fuori dai pali. Qui adesso il pallone sui piedi di Visotto, di Visotto, che fa partire un destro sul quale ancora Spadone protagonista. Il tiro del capitano vale un alto calcio d'angolo. Il movimento in area di rigore, siamo al 24esimo, quasi 25esimo, cross a cercare i saltatori, troppo arretrato. Interviene il numero 14, Nadal, con il colpo di testa tentato da Cicchiello. Buona azione del Friuli Venezia Giulia, alto buono schema. A livello fisico abbiamo centimetri da sfruttare, soprattutto in fase di calci piazzati, e quindi dettaglio da tenere in considerazione. Visotto commette fallo su Paolucci. Ancora chiamato in causa Spadone dal retropassaggio di Leonardo. Pallone che arriva dalle parti di Cicchiello, di testa anche con l'ausilio di Visotto, fa arrivare il pallone dalle parti di Petagna. Questi è Nadal che perde palla. Adesso è il Molise che tenta la ripartenza. Nadal commette fallo. Tifosi molisani intimano all'arbitro Suliano di tirare fuori il cartellino. Forse qui posso essere anche abbastanza d'accordo, era abbastanza irruento l'intervento di Nadal. Calcio di punizione che Di Leonardo cicca, anche se il Molise resta in possesso di palla con Perrotta. Perrotta sul lato di sinistra, c'è Pichel davanti a lui. Pichel lo rimonta e recupera il possesso. Pallone per Tomat sulla trasversale destra. Stiamo giocando contro vento. Siamo arrivati al 27esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Friuli Venezia Giulia e Molise, terza e ultima gara del girone B di qualificazione delle competizioni allievi al torneo delle regioni 2016. Siamo a Chiaravalle. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono in diretta su Udinese TV e ai telespettatori di Tele Ionio. Rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia, che gioca in maglia blu contro il Molise in maglia bianco, maglia bianca con calzoncini verdi. Il Molise ha 4 punti in classifica, frutto di una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Il Friuli Venezia Giulia ne ha 3, una vittoria con l'Emilia Romagna, una vittoria con la Sardegna e una sconfitta con l'Emilia Romagna. Nadal anticipato, Visotto non riesce a intervenire e prova ad uscire dalla fase difensiva al Molise. Brandmeier però è bravo su Minichiello, alza il proprio baricentro la formazione del mister Caruso, mentre l'arbitro richiama le cure del caso a Farina, che ha lamenta l'assenza di Palastinchi. Palastinchi obbligatori. Visotto conquista un pallone, c'è Herman, c'è Caldarelli sulla sinistra, Caldarelli riceve palla, si accentra Caldarelli, Petagna fa un taglio portando via un difensore, poi è anticipato Spadone, Visotto entra in possesso di palla. Altra iniziativa sulla sinistra,
con Caldarelli atterrato. Calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia. E siamo al 29esimo del primo tempo, calcio di punizione per la squadra di Furlano. Ci sono Caldarelli e Herman sul pallone. Pienone delle grandi occasioni a Chiaravalle con la tribuna coperta dietro le panchine, che assiste adesso al calcio di punizione di Herman, che va direttamente in porta, si tuffa in maniera plastica a Spadone. Soffrire guai ulteriori, poi Vidizzoni manda la palla direttamente dalle parti di Nadal, ci sarà la rimessa da fondo campo, che l'ultimo a toccare è stato proprio il centrocampista del Friuli Venezia Giulia. Ancora guadagnata palla per il Friuli Venezia Giulia con una rimessa laterale, si rincarica Pickel verso Lisotto, che però ha attaccato, perde palla, ripartenza del Molise. Attenzione, attenzione a Romano sulla destra, il passaggio di Perrotta viene però intercettato dai nostri difensori e recuperiamo palla grazie anche al buon intervento di Brandmeier e di Lisotto. Siamo alla mezz'ora di gioco del primo tempo, sempre 0-0, ma dopo qualche minuto di sofferenza il Friuli Venezia Giulia adesso si fa vedere più volitivo dalle parti di Spadone. Il rinvio di calcio di punizione di Vidizzoni a cercare Petagna, anticipato, insegue il pallone Tomat, che protegge la rimessa laterale per la formazione in maglia blu. Si avvicina anche Herman a dettare un passaggio, Thomas però saggiamente aspetta l'arrivo di Pickel per la rimessa laterale a lunga gittata. Spazza senza troppi fastidi la difesa molisana con Di Leonardo. E adesso un momento di stanca del match con i due allenatori che stanno studiando il da farsi per il proseguio. 9 minuti al termine del primo tempo più eventuale recupero, sempre fallo laterale. Zoya, il lancio in direzione di Nadal che scivola al momento del controllo, prestando il fianco alla ripartenza del Molise con Romano, che prova a sorprendere Brandmeier, ma diciamo che Romano ha scelto proprio il cliente peggiore per tentare questi giochetti. Brandmeier attento e poi anche Nadal perfeziona il recupero del possesso subendo fallo sull'attacco di Minichiello. Calcio di punizione proprio per il numero 3 triestino, direttamente al centro dell'attacco dove svetta Petagna, anticipato però dai difensori molisani. Questa pressione Friuli Venezia Giulia, Brandmeier sale, Nadal, Herman, il controllo del numero 10 si resta lì nello spazio, ancora Herman però raddoppiato, triplicato, dai e dai, il Molise esce dalla fase difensiva, ma il passaggio di Minichiello è completamente fuori misura per l'intervento di Sgueglia. C'è un molisano per terra e scampa morte. Subito un colpo piuttosto duro. Poi ci sono storie tese a centrocampo. Ci sono storie tese a centrocampo. Partita sta assumendo toni agonistici inutili. È vero che ci si gioca forse la missione ai quarti di finale del torneo delle regioni, però siamo tranquilli,
siamo al 33esimo del primo tempo, 0-0, scampa morte, sembra in grado di proseguire. Nel frattempo ne approfittano tutti i giocatori per fare, per rifocillarsi e bere un sorso d'acqua. Temperatura non caldissima, perché questo vento che arriva trasversale su Chiaravalle ci permette di godere proprio delle condizioni ideali per assistere alla partita. Forse i calciatori in campo hanno qualche problema in più, stante che il vento cambia un po' le traiettorie della palla. Infatti scampa morte, non avevo dubbi, è pronto a rientrare. Tra qualche secondo ristabilita la parità numerica, rimessa laterale per Firenze Giulia. La palla arriva dalle parti di Bidizzoni, adesso eccolo il numero 15 che va a prendere il suo posto in campo a centrocampo nello schieramento tattico del mister molisano Caruso. Passa il pallone Cicchiello dalle parti di Pettagna. Pettagna però ha commesso fallo in attacco su Di Leonardo. 35 sul cronometro nel primo tempo, 0-0. Ci sarà il calcio di punizione per Spadone a cercare Farina. Il rimbalzo però beffa il numero 9 molisano. Palla arriva in mano a Vidizzoni. Al termine del primo tempo daremo la linea alla regia. 7-8 minuti di pausa e poi torneremo in diretta da Chiaravalle. Potrebbe essere utile anche rivedere le immagini dei gol degli allievi di ieri. Sono due gol con cui la formazione di Furlano ha battuto la Sardegna, due gol di pregevolissima fattura. Un'idea per il palinsesto durante la pausa dell'incontro qui a Chiaravalle. Herman Nadal in contrasto sul pallone, Nadal protesta, occhio, interviene anche inutilmente Paolucci che protesta in confronto del numero 14 del Friuli Venezia Giulia. Restiamo in pressione, proviamo a fare pressing alto, Herman è aggressivo, commette fallo il numero 10. Siamo al 37esimo del primo tempo, 3 al termine più eventuale recupero. Ci saranno almeno 2 minuti di recupero stante le interruzioni che si sono verificate in questo primo tempo. Sarà Spadone a battere il calcio di punizione, solita sventagliata caccia di Farina e Sgueglia, i due attaccanti principali del Molise, che hanno il supporto sulla destra da parte di Romano, che agisce da terza punta in un 4-3-3. Pallone in porta, qua non si fa sorprendere Vidizzoni, che comunque aveva battezzato un'altra traiettoria. Ha tentato il Sgueglia, il calcio d'angolo alla palanca, facendo gol direttamente dalla bandierina. Però di palanca ce n'è uno, mi dicono gli amici della Calabria, l'idolo assoluto Palanca, che tra l'altro è qui presente al torneo delle regioni, perché allena una formazione delle Marche. Lui è stato l'artista massimo del gol da calcio d'angolo. Ci ha provato Sgueglia, pallone che si è spento proprio all'esterno della rete della porta difesa da Vidizzoni. Friuli Venezia Giulia in attacco con un calcio di punizione dalla tre quarti. Mancano 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo più eventuale recupero. Tomat sul pallone lascia l'incombenza a Herman. Il calcio di punizione sulla testa di Brandmeier, che si mangia anche questo gol. Un Brandmeier
libero di provare la torsione. Aveva anche in questo campo lo specchio della porta assolutamente vuoto. Pallone che si spegne alla sinistra del portiere molisano Spadone. Poi Petagna e Caldarelli. Caldarelli va a cercare il possesso, commette fallo in attacco il numero 4. Un minuto e mezzo più recupero al termine del primo tempo. Occhio regia che vediamo la linea poco dopo il fischio, triplice fischio del signore Sudiano a sancire la fine della prima frazione di gioco. 0-0 tra Molise e Friuli Venezia Giulia. Un Friuli Venezia Giulia comunque pimpante in questa fase dell'incontro. Mi sta piacendo l'11 di Furlano. Adesso il Molise che bada soprattutto a difendersi, anche se è molto pericoloso in fase di ripartenza. L'11 del mister Caruso. Un altro tiro senza troppe velleità da parte di Tomat. Tomat che riprende subito il suo posto a centrocampo. Herman illumina l'azione della squadra di maglia blu, chiamando in causa Nadal. Nadal si schianta sul muro difensivo del Molise, ma c'è ancora Brandmeier. Herman si gira, si volta e poi con l'isotto prova a mettere in moto Petagna. Petagna anticipato, sgroppata sulla destra di Romano, anche lui anticipato da Brandmeier, sempre molto attento nella copertura del fronte sinistro difensivo del Friuli Venezia Giulia. Zoya prolunga il pallone verso Pickel che lancia lungo verso Petagna anticipato da Petrillo, altrimenti era a tu per tu con il portiere del Molise. È scaduto il tempo regolamentare, siamo nei minuti di recupero del primo tempo. Rimessa laterale per il Molise, se ne incaricherà Scampa Morte. Sgueglia, Isotto, altro fallo subito però da Sgueglia. Calcio di punizione, siamo già nel recupero del primo tempo. Spiovente in area di rigore, Vinizzoni chiama la palla con sicurezza, branca impresa la boccia, poi fa salire la squadra al rinvio. Cicchiello prolunga il pallone verso Tomat, subisce fallo Cicchiello. Herman duettano i difensori sul triplice fischio del signore Sudiano che chiama la fine del primo tempo a Chiaravalle. Molise e Friuli Venezia Giulia vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Tutto è ancora aperto sia per quanto riguarda questa partita sia per quanto riguarda il discorso qualificazione ai quarti di finale. Friuli Venezia Giulia però deve vincere assolutamente, perché con una vittoria e una sconfitta, quindi solo i 3 punti nel carniere nelle prime 2 giornate del torneo delle regioni, per poter ambire a diventare una delle migliori seconde deve garantirsi il successo. Chiudiamo qui il collegamento con i primi 40 minuti di gioco. Linea alla regia, ci risentiamo per l'inizio della ripresa.
lo scambio di saluti Fluminense Giulia ed Emilia Romagna. Fluminense Giulia con la con i colori regionali giallo-blu, mentre l'Emilia Romagna, come detto, gioca con la maglia bianca e i calzoncini blu. Allunga per Cocolette, Cocolette conquista un buon pallone di forza, lo sradica dai piedi dei difensori, entriamo in area di rigore e c'è un cross deviato, è Kogoi che guadagna un calcio d'angolo e primo tiro dalla bandierina. Camara prova a far avanzare il baricentro della Emilia Romagna, poi spara un destro dai 30 metri, ben piazzato Pizzignacco. Dai, caricarsene proprio Zamuner. Il movimento in area di rigore di Cocolette, il sinistro Zamuner e poi il colpo di testa di Bevilacqua. Sempre Zamuner con il sinistro, andrà direttamente in porta? E prende la traversa Zamuner e poi Cocolette si coordina, mette fine alla contesa, almeno per questo, quanto riguarda questo primo tempo, che dunque finisce e va in archivio sul punteggio di Friuli Venezia Giulia 0, Emilia Romagna 0. E questo è Camara, che era evidentemente uscito dal campo. Si scatena il contropiede Emilia Romagna, ma è bravissimo Pizzignacco sul piedi di Camara. Calcio di punizione. Camara! Fa la barba al palo al 7 alla destra della porta, difesa da Pizzignacco. Pallone dalla parte di Osayande, proprio Camara. Camara! Incrocia verso Osayande. Il dribbling e il tiro di sinistro. Pizzignacco sigilla la porta del Friuli Venezia Giulia. Attenzione, ma non è scaduto il tempo? Camara, Osayande, Osayande, Osayande. Nel finale, calcio d'angolo. Questa impressione dell'Emilia con Ferrari. Ancora Camara in area di rigore. Ci gira Camara. Entra in area di rigore. Attenzione! E c'è un miracolo di Pizzignacco che invece non riesce a tenere il pallone in campo, ma a tempo non scaduto, è il quinto minuto di recupero, ne ha segnati due. Sei minuti di recupero. E la partita finisce qui sul fischio del signor Martino, che dunque sancisce la vittoria dell'Emilia Romagna nell'opening game, gara dei giovanissimi. Tempo che inizia in questo istante a Chiaravalle, in campo il Friuli Venezia Giulia contro il Molise nella terza decisiva partita del torneo delle regioni nella categoria allievi. Un secondo tempo in cui il Molise ha fatto entrare il numero 19 Recchia. Un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta su Udinese TV e un saluto anche agli amici di Tele Ionio con i quali stiamo condividendo la telecronaca. Un Friuli Venezia Giulia che soprattutto nella fase finale della prima frazione di gioco ha saputo interpretare meglio le condizioni della partita e qualche situazione tattica importante, soprattutto su palle da fermo la formazione di Forlano ha saputo rendersi pericolosa con Brandmeier, che a dir la verità si è mangiato due ghiottissime occasioni da gol su colpo di testa senza inquadrare lo specchio della porta, una che Lisotto ne ha avuta a disposizione. Siamo a Chiaravalle e attenzione a portiere
Spadone che con un colpo di reni è riuscito a far carambolare il pallone sopra la traversa. In pressione Friuli Venezia Giulia, il calcio d'angolo, se ne incarica Tomat. Piovente in area di rigore ed ecco questo gol, questo è gol di Cicchiello. La palla era dentro, l'ho visto io da qua che era dentro la palla. L'arbitro ha prontamente invece segnalato che, essendo lui sulla linea di porta, non ha visto il pallone entrare, ma da rivedere, situazione al limite. Da qua ho avuto la netta sensazione che la palla fosse entrata, e anche di parecchio. Si salva il Molise, pericoloso Friuli Venezia Giulia all'inizio del secondo tempo. Subito emozioni, andiamo a leggere anche la formazione del Friuli Venezia Giulia, che è in campo con Vidizzoni tra i pali e poi Brandmeier, Caldarelli, Cicchiello, Herman, Lisotto, Nadal, Petagna, Pickel, Tomate, Zoya. Il Molise invece in campo con Spadone tra i pali, mentre seguiamo questo tiro di Herman rimpallato, ci sarà la rimessa laterale di Brandmeier. Molise anche in campo oltre a Spadone anche con Di Leonardo, Paolucci, Farina, Perrotta, Sgueglia, Scampamorte, Recchia e Romano. Durante l'intervallo abbiamo avuto modo di conoscere un po' meglio la realtà di Chiaravalle. Tra l'altro abbiamo notato come buona parte degli abitanti di Chiaravalle devono aver svolto il servizio militare in Friuli Venezia Giulia, anche perché in tanti ci hanno detto di salutare varie località, da Spilimbergo a Palmanova, a Trieste, a Cividale, e quindi noi riportiamo, potremmo individuare un gemellaggio tra Friuli e Chiaravalle, ma lo facciamo dopo, perché la partita ha preso subito un ottimo ritmo nel secondo tempo. Adesso il Molise pericoloso in area di rigore e Farina cicca la palla con il destro, ci sarà il rinvio da fondo campo, mentre l'arbitro invece ha fischiato un calcio d'angolo. Un calcio d'angolo visto dal collaboratore non ufficiale di linea, che gli ha consigliato il corner, e però da quest'altra parte l'arbitro non aveva preso in considerazione la segnalazione di Matteo Ottocento, che è il collaboratore di Andrea Furlano. Calcio d'angolo per il Molise, spiovente in area, respinge di pugno Vidizzoni, insegue la palla Petagna che entra in possesso della sfera senza però riuscire a concretizzare il vantaggio del possesso. Anzi sì, eccolo Petagna che fa viaggiare sulla destra, Tomat. Tomat fronteggiato da Petrillo, anzi dal numero 6 Di Leonardo. Tomat deve rinculare, guadagna la rimessa laterale, lascia l'incombenza a Pickel. In area di rigore Lisotto allunga la palla ma la sfiora solamente. La boccia arriva dalle parti di Brandmeier, che di testa mette in moto Nadal. Il cross di quest'ultimo molto a campanile, Spadone interviene ad anticipare Petagna. In invio del portiere molisano Pickel, di testa Herman prova a ragionare, mette giù la sfera, poi viene raddoppiato, viene atterrato Herman e poi colpito quando era già a terra. Era colpito quando era già a terra Herman, mi pare senza animosità. Però in una partita come questa, dove anche sulle tribune il tifo è piuttosto acceso, basta poco per accendere una miccia. Herman si rialza, non servono le cure mediche. Calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia sulla tre quarti. Siamo arrivati
al settimo del primo tempo, mentre dalla regia arrivano informazioni. Sta vincendo la Sardegna per 2-1. Antonino sta vincendo 2-1 la Sardegna contro l'Emilia Romagna. Emilia Romagna che ha già 6 punti, ma al momento sarebbe la Sardegna quella che fa punti, e questo è il gol di Brandmeier. Ed eccolo, dai e dai, ha sbagliato due volte, la terza no, e il capitano gonfia la rete di Spadone. Calcio di punizione perfettamente calibrato, arriva a rimorchio il capitano ed è gol per il Friuli Venezia Giulia, che passa dunque in vantaggio al settimo del secondo tempo, nel momento in cui è arrivata la notizia del gol della Sardegna. Ha segnato anche il Friuli Venezia Giulia, che adesso sale a quota 6 punti e si mette in una buona posizione. Sei punti in classifica per il Friuli Venezia Giulia, al momento stiamo vincendo. Adesso altro calcio di punizione conquistato dalla formazione molisana, che prova a scuotersi. Partita che si mette bene per il Friuli Venezia Giulia, ma non dobbiamo lasciare spazio al possibile recupero da parte della formazione in maglia verde. Calcio di punizione di Sgueglia direttamente nel rigore. Vidizzoni di pugno spedisce il pallone in fallo laterale. Pallone in area di rigore verso Farina, ma da quella parte lì Brandmeier fa la solita eccellente guardia, uno dei migliori in campo Brandmeier, secondo me, al di là dei due gol sbagliati si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto il capitano Risotto, il numero 3 Brandmeier, si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. La palla adesso è per Petagna, ha anticipato, ma avanziamo con la rimessa laterale. Herman, il movimento di Tomat sulla destra, va proprio a cercarlo Herman, interviene Petagna d'anticipo sui difensori, il suo colpo di testa. Spegne sul fondo. Per Friuli Venezia Giulia in pressione, Risotto elegante in palleggio, e poi ancora Tomat subisce, no, commette fallo in attacco, ma fallo in attacco di Tomat, questa onestamente non l'ho capita, ma avanti, giochiamola, non perdiamoci in proteste inutili. Spadone, calcio di punizione, nel frattempo c'è l'ammonizione per Risotto, no, l'ammonizione per Tomat. Risotto va a protestare, ammonito anche il numero 10 del Molise Perrotta. L'arbitro non ha fatto prigionieri, tutti protestavano e lui ha affibbiato una ammonizione per parte. Nel frattempo Spadone aveva provato ad approfittarne con un calcio di punizione a gioco però fermo. Non so cosa voglia avere ancora, non so su che cosa stia protestando Petrillo. Finalmente possiamo riprendere col calcio di punizione, siamo arrivati al 12° del secondo tempo.
Prima Venezia Giulia in vantaggio per 1-0 sul Molise. E adesso Venezia Giulia, Caldarelli, contropiede, Caldarelli, Caldarelli in croce, spadone ben piazzato. Respinge il tiro del numero 4. Adesso Brandmeier che commette fallo. Tarantolato il giocatore del Molise Farina, richiede le cure mediche, no, si rialza, siamo al tredicesimo del secondo tempo. Adesso si è un po' nuvolato il cielo, il sole è sparito sopra le nuvole e il vento insiste sempre sul campo sportivo di Chiaravalle. Herman dà una mano in fase di contenimento, poi rientra il processo di palla numero 10, solo per un attimo però, perché viene attaccato da centrocampisti molisani. Palla arriva tra i piedi di Lisotto che sbucia pallone. Brandmeier, ancora Lisotto, contende il pallone a scampamorte. Guadagniamo una rimessa laterale quasi al quarto d'ora del secondo tempo. Brutta situazione, ci espone alla ripartenza, ma è attento Tomat. Lisotto, un preziosismo in palleggio, poi sgueglia, prolunga il pallone sul quale prova ad avventarsi Farina, ma è ben piazzato Cicchiello. Palla è uscita, ci sarà la rimessa laterale per il Molise. Si rincarica il numero 13 Leva, entrato all'inizio del secondo tempo. Sveglia non passa l'interdizione di Herman, si va dall'altra parte con Paolucci, su quale si proietta Tomat, e questo è un grande gesto tecnico, gran bel gesto tecnico di Recchia, e rovesciata dal limite dell'area. Il suo destro però si spegne sul fondo. Fulano manda i giocatori a scaldarsi, chissà che non abbia in mente di tentare qualche mossa tattica il mister del Friuli Venezia Giulia. Rilancio di spadone, siamo al quindicesimo del secondo tempo. Sgueglia interviene, la palla è per il Friuli Venezia Giulia, che è l'ultimo a toccare, proprio l'ultimo è il numero 11 del Molise. La palla è per il Friuli Venezia Giulia. Vabbè, Herman in possesso di palla, suo palleggio, mette ordine alla manovra della squadra di maglia blu. Pallone nella zona di Petagna, Petagna raddoppiato, prova a involarsi sulla sinistra. Petagna commette fallo in attacco ai danni di Paolucci, calcio di punizione per il Molise. Sveglia prova a lanciare ancora Recchia, sul quale però fa buona guardia Zoia, che guadagna il calcio di punizione. Fino a questo punto applausi per i centrali, per tutto il reparto difensivo del Friuli Venezia Giulia, con Zoia e Cicchiello al centro della difesa, Brandmeier e Pickel sulle fasce laterali, sempre molto attenti. Ma manca ancora più di 20 minuti da disputare in questo secondo tempo, per cui attenzione massima, allerta massima per evitare che il Molise possa combinare qualcosa. La Sardegna sta battendo l'Emilia Romagna per 3-1, quindi Emilia Romagna che, essendo già prima in classifica ma non ancora testa di serie, perché l'Emilia Romagna, ricordiamo, ha 4 punti al momento, il Friuli Venezia Giulia ne ha 6, e quindi Friuli Venezia Giulia sarebbe
classificata come prima con due vittorie e una sconfitta, sempre che rimanga lo status attuale con l'Emilia Romagna sconfitta dalla Sardegna. Dalla distanza prova Caldarelli a sorprendere Spadone, il tiro dell'attaccante Fluminense Giulia però si spegne sul fondo, imposta l'azione il Molise con Petrillo, lancia direzione di Sgueglia inseguito da Pickel. Pickel si fa superare dal numero 11, Sgueglia entra in area di rigore, Sgueglia fa partire un destro sul quale si distende in presa Vidizzoni e poi la palla è per il Fluminense Giulia, applausi al portiere ma purtroppo disinvolto Pickel in questa circostanza. Nel momento in cui faccio un complimento a uno dei nostri, Pickel si fa superare, buon per il Fluminense Giulia che nulla sia successo. Cambio per Furlano che richiama in panchina Brandmeier, al posto del quale entra Carniello, anzi richiama in panchina Zoya al posto del quale entra in campo il numero 6 Carniello, il ruolo è sempre lo stesso quindi poco manca. Applausi per Zoya, autore di una partita senza sbavature in fase difensiva. Spadone va al calcio di punizione, anzi Vidizzoni va al calcio di punizione direttamente dalle parti di Leonardo. Rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia, attento Vidizzoni nella circostanza precedente, mentre un po' di animosità in campo da parte di Recchia, ma figurati se Cicchiello si fa impressionare da qualche faccia così dura. Petagna prova il sombrero, chi di sombrero ferisce di sombrero perisce, però perché Petrillo gli recupera la palla con la stessa moneta, poi fa dell'attacco per il Fluminense Giulia. Adesso è Petagna che potrebbe evitare questi gesti di ostruzionismo. Ci siamo lamentati di quello che è successo da parte del Molise nella partita dei giovanissimi, adesso non dovrei dover segnalare lo stesso comportamento da parte del Fluminense Giulia. Siamo al 20° del secondo tempo, 1-0 per il Fluminense Giulia, rimessa per Leva. E poi una gomitata di Pickel ai danni di Sgueglia, io stavo guardando esattamente lì. Attenzione, perché l'arbitro sta un po' perdendo il controllo della situazione, avesse tirato fuori qualche cartellino giallo prima, tutti si calmavano, adesso tutti si sentono autorizzati a accendere Mitch. Che Caldarelli si piglia qualche insulto da parte dei tifosi di Fede Molisana. Siamo alla metà del secondo tempo, pallone che arriva dalle parti di Vidizzoni e adesso di partenza, occhio a Petagna che ha campo libero, Petagna contro uno contro i difensori, Petagna mette a fare l'attacco, ma dov'è il fallo di Petagna qua, ma l'arbitro da 60 metri non solo no, fischia a fare l'attacco ma ammonisce anche Petagna e ammonisce così per sovramercato anche Spadone. Adesso pioggia di cartellini gialli. Mi spiace sottolineare che il signor Sudiano ha perso il controllo della situazione, sta un po' fischiando a casaccio, a tutto svantaggio dello spettacolo. Abbiamo superato la metà del secondo tempo, Petagna qui
stato ammonito per un fallo in attacco che non c'era. Peraltro, stando a 60 metri di distanza, l'arbitro non poteva avere l'esatta percezione di quello che succede senza assistenti di linea. E ovviamente lontano da lui si accendono anche delle piccole micce tra i giocatori, i cui animi in campo sono particolarmente esacerbati da una condizione particolare. Anche sugli spanti gli animi sono accesi. Direi che il consiglio per il signor Fluviano è quello di provare a correre un po' di più per essere più vicino allo svolgimento dell'azione. Per Rotta, ribattuto da Caldarelli. Occhio a Minichiello che si libera con un fallo in attacco, quindi vanificato anche questo gol a gioco fermo da parte del Molise. Sta per entrare Ago con il numero 2 nelle fila del Friuli Venezia Giulia, e c'è anche Crevatin pronto ad entrare. Quindi forze fresche in attacco per Furlano. Secondo me escono Pettagna e Caldarelli. Infatti Pettagna esce subito, anche perché ha ammonito. No, l'ammonizione alla prima interruzione. C'è un altro, eccolo il cambio per esce Pettagna, al posto del quale entra il numero 8 Crevatin, e secondo me esce anche Caldarelli, così la butto lì. Vediamo. Vediamo cosa succede. Pettagna ammonito, giustamente Furlano lo toglie per evitare nervosismi eccessivi, anche se Pettagna mi sembra assolutamente tranquillo, esce dal campo dando anche la mano all'arbitro. Applausi per Pettagna. Entra in campo Crevatin e l'altra sostituzione avverrà alla pausa successiva. Siamo al 24esimo del secondo tempo. In campo Crevatin, Ago entrerà tra qualche minuto, la prima occasione utile. Molise in posizione offensiva, ma Lisotto lancia subito sulla corsa Crevatin, freschissimo al numero 8, altrettanto bravo però, forse davvero da applausi l'intervento di Petrillo, che toglie il pallone letteralmente dai piedi di Crevatin, e adesso Esguaglia che è a campo libero per attaccare Tomat e Pickel, che presidiano la fascia destra del fronte difensivo del Friuli Venezia Giulia. Interviene anche Nadal dalle manforte. Tomat protegge, anzi il calcio, anzi no, subisce proprio fallo Tomat, e recuperiamo il possesso. La rimessa, caso di punizione per Vidizzoni, mentre ha ammonito anche il numero 13 Alessandro Leva. Ma quando può entrare Ago così? Insomma, è lì da 10 minuti. Mentre deve ancora uscire Farina, perché ha un taglio che gli impedisce di giocare, perché esce sangue dalla mano. Se fossi in Ago io ricomincerei le operazioni di riscaldamento, perché fermo lì rischia di raffreddarsi. Pallone dalle parti di Spadone. E adesso altro intervento pregevole da parte di Carniello, che si espone però espone la difesa a un taglio centrale. Carniello ha preso un colpo.
calcio d'angolo per il Molise. Devono entrare i soccorsi per Carniello. Che ha preso un colpo all'altezza della caviglia sinistra. Lo speaker accende la musica anche per intrattenere un po' il pubblico. Bell'ambiente qui a Chiaravalle. Siamo al 28esimo del secondo tempo. Io vi ricordo che al termine di questa partita noi ci sposteremo a Rocella Ionica, una sessantina di chilometri da Chiaravalle, per la partita degli juniores contro il Molise, gli juniores già qualificati. Dopo le prime due vittorie nelle prime due partite deve uscire Carniello, chiede lumi il mister Furlano. Calcio di... No, l'arbitro da lì non poteva vedere nulla. Questo è rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia. Cos'è? Ammonizione per Nadal. Doppio cartellino. No, solo ammonizione? No. E allora cos'è? Scusate. Se è ammonizione vuol dire che c'era un fallo e di conseguenza un calcio di rigore? È l'unica spiegazione utile? No, è assurda questa cosa qui, è assurda. L'arbitro era dall'altra parte dell'area. Era dall'altra parte dell'area, come ha fatto vedere il rigore? Cioè, da là. Assurda la situazione. Ammonizione per Nadal e calcio di rigore per fallo del numero 14. Come però abbia fatto il signor Sudiano a vedere il contatto stando dall'altra parte del campo è un mistero che neanche le immagini televisive, secondo me, potranno svelare. Chiedo scusa ai telespettatori neutrali e ai supporters del Molise. Io arrivo dal Friuli Venezia Giulia e commento guardando la partita con l'occhio del friulano, però cioè, qui mi sembra una cosa assolutamente assurda a prescindere dalla mia provenienza. Converrete con me che la situazione è assolutamente inverosimile. Calcio di rigore per il Molise. Sul dischetto di rigore si presenta Sgueglia. Dunque Sgueglia contro Vidizzoni. Sgueglia! Indovina l'angolino Vidizzoni, ma Sgueglia tira un rigore in maniera perfetta ed ineccepibile. 1-1. E Molise pareggia i conti. E a questo punto si sviluppa in una situazione in cui il Friuli Venezia Giulia ha 4 punti in classifica, l'Emilia Romagna 4 e il Molise sale a 5 punti e sarebbe la prima classificata nel girone B. La partita però ha ancora una decina di minuti, più abbondantissimo recupero da disputare. Esce nelle fila del Molise il numero 15 Scampamorte ed entra il numero 4 Stefano Lapenna. La penna in classe 1999, mentre occhio a non subire un contraccolpo psicologico per quanto riguarda la squadra di Furlano. Lo dico ancora una volta, poi non lo ripeto più, un rigore assolutamente inverosimile, con tanto di ammonizione a Nadal, qualcosa di inspiegabile. Non riesco a spiegare che cosa abbia visto il signor Suriano, che adesso vede il tocco di mano di spalla da parte di Farina.
e qui riprende l'atteggiamento ostruzionistico del Molise con il pubblico di fede Friuli Venezia Giulia spazientito dalla situazione. Occhio a Crevatin che si trova un buon pallone giocabile, ci sarà la rimessa da fondo campo per Spadone con l'Emilia Romagna che sta perdendo 3-1. Adesso è il Molise primo in classifica nel girone B con 5 punti se la partita finisce adesso, però attenzione perché mancano 10 minuti abbondanti al termine dell'incontro. L'Emilia Romagna, mi dicono, è finita la partita quindi con la vittoria della Sardegna. E quindi Emilia Romagna che si ferma a quota 4. Adesso Molise ha una ghiottissima occasione di prendersi la testa di serie numero 1 nel girone B. Molise ritorna in possesso di palla, sgueglia, va al dribbling, subisce il fallo di Picker. Qui protesta la Friuli Venezia, ma questo era fallo, c'è poco da dire. Questo è un fallo evidente, adesso va bene tutto, ma questo, dai ragazzi, non saliamoci per tanto, questo era fallo. Sì. Ed eccolo di nuovo Ago che si presenta sul cubo dei cambi, per usare una terminologia cestistica. Molise adesso non accelera le operazioni, sanno i giocatori in maglia biancoverde che l'Emilia Romagna ha perso e quindi sul pareggio per 1-1, se finisse così Molise sarebbe primo in classifica nel girone B con un Friuli Venezia Giulia in questo caso eliminato anche dal fatto che pur chiudendo a 4 punti avrebbe lo scontro diretto sfavorevole nei confronti dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna comunque farebbe fatica con 4 punti a qualificarsi come una delle migliori seconde. Mentre finalmente può entrare Ago. Al posto di Nadal che ha un gesto comprensibile di stizza, molto nervoso Nadal, si siede vicino alla panchina. Ma dai arbitro, dai, ha avuto un gesto di stizza Nadal, era già uscito, doppia ammonizione. Ma dai, ma per piacere, ma questa era assolutamente inutile, ha avuto un gesto di stizza Nadal. Ma era già uscito, che senso ha espellere Nadal? Doppio cartellino giallo e poi rosso per il numero 14 del Friuli Venezia Giulia. Come rovinare un ambiente eccezionale che qui si era venuto a creare a Chiaravalle, una bellissima festa con tutto il paese presente a queste partite, questa mattinata di fine maggio. Vabbè, ancora 5 minuti abbondanti più lunghissimo recupero al termine di questa partita. Siamo sempre 1-1, abbiamo ancora la possibilità di crearci un vantaggio. Siamo 11 contro 11 perché Nadal è stato espulso quando era già uscito, era entrato Ago al suo posto. Adesso Molise prova a contenere l'avanzata del Friuli Venezia Giulia con Tomat, protagonista sulla destra, sgueglia, alza un campanile, subisce un colpo da parte di Herman, sgueglia, finisce per le terre. Perrotta, Campanina lancia verso Recchia in evidente posizione di fuorigioco. E adesso il signor Sudiano va a sincerarsi delle condizioni di sgueglia che si rialzerà non appena verrà innaffiato il ghiaccio spray. Trentasettesimo di un secondo tempo in cui si è giocato davvero poco a calcio. Sta a vedere che restiamo qua fino alle 2,
se la partita prosegue così ci saranno 10 minuti di recupero. Chissà se abbiamo sufficiente spazio sulle schedine di memoria per registrare la partita. Eccolo qua, sveglia, appuntamento, si rialza. Ci sarà il calcio di punizione per Vidizzoni, direttamente dalle parti di Lisetto, che ha avanzato il suo raggio d'azione anche per andare a sfruttare la sua altezza per eventuali colpi di testa. E guarda un po', sveglia, è già pronto a rientrare, è lì che sgambetta sulla fascia laterale. Cambio, richiamata l'attenzione dell'arbitro, che permette a Sveglia di riprendere il suo posto sul terreno di gioco. C'è un cambio per il Primo Venezia Giulia, entra Martin al posto di Caldarelli, anche per sfruttare la stazza fisica dell'attaccante della San Vicese. Adesso tutto per tutto, perso per perso, proviamo il tutto per tutto. Abbiamo ancora minuti d'abbondanza per cercare il gol del vantaggio. Pallone sui piedi di Iago Crevatin, il suo destro viene respinto, calcio d'angolo. Adesso anche il pubblico e i tifosi spingono la squadra di Furlano al calcio d'angolo. Crevatin, mentre fanno un movimento in aria Martin e Lisotto, soprattutto Lisotto, autore del gol del Friuli Venezia Giulia, proprio in situazione di palla da fermo con un colpo di testa. Crevatin rimette il pallone al centro, Martin si libera sul sinistro, rimpallato, e poi la palla arriva sui piedi di Brandmeier, fa partire il destro sul quale si blocca in presa Spadone. 39esimo. E ancora la rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia, che insiste, ci crede la squadra di Furlano. C'è un cambio chiesto dal mister Caruso, allenatore del Molise. Entra sul terreno di gioco Palmieri con il numero 5 al posto del numero 10 per rotta. Però è anche capitano del Molise, lascia la fascia proprio al neo entrato Palmieri. Rimessa laterale per il Friuli Venezia Giulia, sta per scadere il 40esimo, quindi entriamo nell'abbondantissimo recupero che sarà chiamato dal signore Suriano. Pallone di rigore libera Sgueglia direttamente dalle parti di Cicchiello, altro traversone, entra in area di rigore, cade per terra, però sì, onestamente anche qui è caduto da solo, è caduto da solo Thomas. Cambio per Furlano, che manda sul terreno di gioco al posto di Tomat, proprio manda sul terreno di gioco Caramelli, altro giocatore di stazza fisica, per andare a cercare gloria sui calci piazzati ed eventuali palloni alti. Alto cambio anche per il Molise, entra il numero 16 Borgogni al posto di Minichiello. Arbitro,
così io ipotizzo un quarto d'ora di recupero, perché si è fatto di tutto tranne che giocare a calcio nel secondo tempo. È già scaduto da un bel po' il tempo regolamentare. Mentre esce Minichiello, entra Borgogni. 6 minuti e basta, solo 6 minuti di recupero. Solo 6 minuti di recupero, tra l'altro uno e mezzo se n'è già andato, e quindi 4 minuti e poco più per le speranze del Fluminense Giulia di pervenire al gol del potenziale 2-1. Di Zetto tiene il pallone in campo, no, la palla gli carambola tra i piedi, e adesso è Caramelli che mette a disposizione di Spadon un altro calcio di rinvio. Mette subito in gioco il pallone il Molise. Disotto è fortunato sulla carambola, anche Caramelli entra in possesso di palla, poi insiste Caramelli, commette fallo in attacco andando a spintonare Petrillo. D'inerzia proprio Caramelli è andato addosso al difensore molisano. Calcio di punizione per Petrillo. Andrà a cercare Recchia, però isolato sul fronte d'attacco molisano. Pallone tra i piedi di Vidizzoni, spedisce la boccia in avanti verso Tomat. Questi è Herman che prova a mettere in ritmo Crevatin. Crevatin subisce un contatto. Rimessa laterale per il Molise. No, la palla è per il Friuli Venezia Giulia, ma si perde altro tempo. Palla verso Lisotto e calcio d'angolo per la squadra di Furlano sul colpo di testa di Petrillo. Dal calcio della bandierina Crevatin. Il colpo di testa tentato da Pickel, deviato in calcio d'angolo. Torna nuova ancora Crevatin che cambia verso, va sull'altra bandierina. Calcio d'angolo, Cicchiello prova a staccare e qui si riprenderà con la rimessa da fondo campo, mentre stramazza a terra il portiere molisano Spadon, colpito quasi da un fulmine, e si perde altro tempo perché viene richiesta la cura medica per l'estremo difensore molisano. Andatisi già praticamente tutti i 5, quasi tutti i 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Ci sarà recupero sul recupero, ma non sono in grado di quantificare quanto ancora il signore Suriano faccia giocare. Tempo già scaduto da parecchio, sta anche per scadere il sesto minuto di recupero. Ce ne saranno almeno altri due, sì, grazie arbitro, ancora ulteriori 2 minuti di recupero, quindi saranno 8 in tutto di questa interminabile partita. Ancora in attacco Venezia Giulia con Petrillo che mette in fallo laterale. Caramelli si vola sulla destra, Caramelli atterrato da Petrillo, e questa è una ammonizione per il numero 3, con Caramelli che va a recuperare il pallone. No, Caramelli devi aspettare se c'è l'ammonizione, e viene espulso Caramelli, rosso diretto per Caramelli. No, è rosso diretto per Caramelli appena entrato.
rosso diretto per Caramelli, ormai la saga del cartellino. Non so più cosa commentare, io non so più cosa dire. Non so più cosa dire, rosso diretto per Caramelli. Friuli, Venezia Giulia in 10, mentre se ne sta andando ampiamente anche il settimo minuto. È stato espulso anche Farina. Mentre c'è un cambio da parte del mister Molisano, cioè entrerà il numero 17 Cristian Iacovone. Bisogna capire al posto di chi. Il signor Suriano ha completamente perso la bussola. Ci sarà comunque il calcio di punizione per il Friuli Venezia Giulia per il fallo subito da Caramelli, però facciamo fatica anche noi a mantenere la linea e cercare di capire cosa stia succedendo. Sul pallone c'è Herman, ultimissima azione perché stanno per scadere anche i due minuti ulteriori di recupero sul recupero chiamati dal signor Suriano. Calcio di punizione diretto da parte di Herman. Se quelli lì sono 9 metri, io sono Bruno Pizzul. Ah, ecco che è ripristinata la reale distanza della barriera. Herman calcerà a rientrare con il destro. Occhio al colpitore di testa, attenzione. Recupero, calcio di punizione e colpo di testa per il gol che vale il primo posto nel girone. Meraviglioso. E adesso, oh, attenzione che non è finita. Attenzione che non è finita, gol di Brammeier questo. Il gol di Martin vale il 2-1. Vale il 2-1, ma non è finita, attenzione. Attenzione che passa il Molise in caso di pareggio e se dovessero segnare. Attenzione, non è finita, restiamo concentrati, siamo primi, è salito anche Spadoni, non c'è nessuno in porta per il Molise, tutti davanti, ultima azione, in caso di punizione di Sveglia, ribatte Martini e la partita finisce! 2-1! Giulia conquista la seconda vittoria e passa il turno come prima in classifica perché l'Emilia Romagna ha perso contro la Sardegna. 2-1 vittoria della formazione di Furlano. Abbiamo visto nel secondo tempo poco calcio, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ci siamo guadagnati il passaggio del turno. Da Chiaravalle io la chiudo qui, saluto i telespettatori di Tele Ionio, un saluto e arrivederci, grazie per averci seguito, saluto in diretta i telespettatori di Udinese TV, ci sentiamo alle 16 con la gara degli allievi. Grazie ad Alberto per le riprese, grazie a Fabio e a Francesco Rivero in regia, grazie a tutti, ci risentiamo tra un paio d'ore, ciao a tutti.